enti non hanno mai fatto nulla, pagati con i soldi dei contribuenti, così il procuratore Nicola Gratteri intervenendo sui consorsi di bonifica e sui GAL. Basta parlare con gli imprenditori, Gallo li difende, necessita la riforma. Il geologo marino Silvio Greco spiega il perché il mare a volte si colora di verdastro, poi ai sindaci dice pensassero di più alla depurazione e meno alle sagre. Il procuratore di Vibo Camillo Falvo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per inquinamento ambientale per verificare i fondi utilizzati dai comuni per la depurazione. Si fa difficile la situazione in Calabria per la sospensione del reddito di cittadinanza che colpisce 10.000 persone. I sindaci sono preoccupati. Una vera e propria discarica a cielo aperto deturpa la bellezza di Cavinia, località nel comune di Cetraro. L'amministrazione comunale si appella ai cittadini: difendiamo il nostro territorio contro i vandali. 2 agosto il TAR del Lazio esaminerà il ricorso della regina, intanto i presidenti e le squadre si schierano con il Lecco e Balata ribadisce il format delle 20 squadre non si cambia. Ben ritrovati da Anna Franchino a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di consorzi di bonifica perché il presidente Occhiuto è pronto a dimettersi se non passerà la riforma. Il sistema è ormai al collasso, anche per l'assessore Gallo è necessaria una svolta, mentre il procuratore della DDA Nicola Gratteri, intervenendo all'inaugurazione di un sistema di controllo della distribuzione idrica del consorzio Ionio Catanzarese, dice sono enti che fino ad oggi non hanno fatto nulla. Mentre la Regione si appresta a varare la riforma dei consorzi di bonifica, l'affondo del procuratore Gratteri non usa mezzi termini quando dice che i consorzi fino ad oggi non hanno fatto nulla o quasi, critico anche nei confronti dei GAL. Noi ogni anno, proprietari di appezzamenti di terreno, paghiamo il consorzio di bonifica, ma non abbiamo mai visto la presenza fisica dei rappresentanti di un consorzio di bonifica a dire controlliamo questo scolo, controlliamo questo torrente, vediamo questo territorio com'è, se bisogna consolidarlo per un progetto, nulla. Sono soldi pubblici, sono soldi della collettività e sono soldi della gente che paga le tasse e vuole vedere i risultati. È la stessa cosa dei GAL. Io ancora non ho capito i GAL a che cosa servono, i GAL cosa fanno in concreto sul territorio in favore degli imprenditori agricoli, in favore degli agricoltori. I consorzi di bonifica, i GAL devono dare conto a qualcuno, perché se no facciamo lo stesso discorso dei forestali. E io voglio sapere dove sono i forestali quando ci sono gli incendi, io non li vedo, io vedo solo i vigili del fuoco. Anche l'assessore Gallo sottolinea che per i consorzi una svolta è necessaria. È necessario un intervento di razionalizzazione e di riforma dei consorzi per le difficoltà che nel corso degli ultimi decenni hanno accumulato e per le difficoltà nelle quali essi si dibattono. Dobbiamo dare una svolta e attraverso questa svolta dobbiamo cercare di far funzionare al meglio il sistema. Sostanzialmente deve essere somministrata l'acqua tranquillamente, bisogna fare i lavori invernali necessari, vanno pagati i dipendenti e soprattutto gli agricoltori devono essere messi nelle condizioni di avere servizi e di contribuire ai servizi. Tutto questo durante l'inaugurazione di un innovativo sistema di controllo della distribuzione idrica del consorzio Ionio Catanzarese. Siamo riusciti con questo progetto innovativo a intercettare le risorse del Ministero dell'Agricoltura, il PSRN, la misura è la 431, proprio come lotta al cambiamento climatico e quindi razionalizzazione della risorsa idrica. Parliamo invece adesso di mare sporco perché il geologo marino Silvio Greco ha risposto alle lamentele dei vacanzieri che hanno inondato proprio le redazioni delle televisioni con le immagini del mare di colore verdastro. Non c'è da preoccuparsi, ha detto, e ai sindaci dice pensate di più alla depurazione. In diverse località del Tirreno Cosentino le acque si presentano così, uno strano colore verde che non invoglia certo turisti e bagnanti a tuffarsi. Ma a cosa è dovuto? C'è da preoccuparsi? Assolutamente no. Proprio in questi giorni un laboratorio mobile della stazione zoologica di concerto con i tecnici della Regione Calabria sta proprio monitorando il Tirreno Cosentino.
Il fenomeno delle acque verdi, detto anche di Sploder, è provocato da un'alga della specie Pyromimonas, che praticamente in questo periodo, proprio per le elevate temperature, ma anche per l'apporto di nutrienti da terra, no? Innesca un meccanismo di decolorazione, ed è proprio in questi giorni che si può notare, i bagnanti lo noteranno sicuramente, una differenza di temperatura delle acque, cioè c'è un mescolamento di acque un po' più fredde e di acque calde. Questa differenziazione di temperatura innesca questo processo. In ogni caso non c'è nessun problema di tossicità di questa alga. Intanto i controlli sulla qualità delle acque di balneazione vanno avanti, ma qual è oggi la situazione rispetto allo scorso anno? C'è un netto miglioramento della qualità delle acque. Persiste ovviamente per il 40% problemi legati alla depurazione, di impianti depuratori, ma la cosa tragica è che il 60% dei problemi è data proprio da atteggiamenti personali di gestori di villaggi, di lidi, di piccole attività che in sfregio all'intelligenza e alla salute pubblica buttano tutti a mare, anche nottetempo. Le maggiori criticità si registrano come sempre nei pressi dei fiumi. È ovvio che il Mesima e l'Angitola presentano delle problematiche, però anche qua c'è una chiara responsabilità delle amministrazioni locali, perché noi ancora abbiamo comuni che non sono collettati alla rete fognaria e quindi ovviamente versano nei torrenti e nei fiumi e poi vanno a finire a mare. Per questo dico che c'è un combinato disposto, dove in ogni caso voglio ricordare che la responsabilità della depurazione è in capo ai sindaci. Quindi noi dobbiamo pretendere che i nostri amministratori si dedichino innanzitutto a una corretta gestione dei rifiuti, a fornire l'acqua pubblica potabile ai cittadini e a gestire la depurazione. E se non c'è il collettamento, invece di spendere soldi per fare sagre e sagrette, dovrebbero iniziare a pensare a collettare, perché sennò noi non lo risolveremo mai il problema dei mari calabresi. E a proposito proprio del mare sporco, la Procura di Vibo ha aperto un'inchiesta su scarichi abusivi proprio nel Mar Tirreno. Sono stati avviati questa mattina dei controlli. Eccoli i militari del Comando Provinciale di Vibo, i militari della Capitaneria di Porto che questa mattina hanno ispezionato una serie di depuratori per verificare il corretto utilizzo dopo la segnalazione della presenza di chiazze sul mare, fioritura algale, acque verdi, sino ad arrivare ai risultati poco lusinghieri pubblicati da Goletta Verde sui campionamenti provinciali. Il procuratore di Vibo, Camillo Falvo, ha aperto un fascicolo per ora a carico di ignoti con le ipotesi di inquinamento ambientale e di scarichi industriali di acque reflue. L'obiettivo è tracciare i finanziamenti ricevuti dai comuni e dagli enti che hanno in gestione gli impianti per la depurazione, verificandone i criteri di utilizzo o i motivi del mancato impiego. Questa mattina i militari, in esecuzione di un'apposita delega, hanno eseguito una serie di accertamenti preliminari presso diverse amministrazioni comunali, sia rivieresche che montane, al fine di acquisire informazioni sullo stato della depurazione delle acque dal collettamento delle aree urbane sino ad arrivare allo stato di utilizzo degli impianti, anche in ordine agli interventi di manutenzione. Eseguito anche un controllo con campionamento delle acque unitamente ai tecnici ARPACA della stazione zoologica Anton Dorn presso un impianto di depurazione per verificarne il corretto funzionamento. L'obiettivo dichiarato è quello di individuare condotte indiscriminate e senza scrupoli da parte dei nemici dell'ambiente ed eliminare le fonti di inquinamento per impedire in futuro il riproporsi delle criticità riscontrate. Parliamo invece adesso del reddito di cittadinanza, perché si fa difficile la situazione anche in Calabria per la sospensione del reddito che colpisce ben 10.000 persone. I sindaci si dicono preoccupati. La provincia calabrese con il più alto numero di sospensione del reddito di cittadinanza è Cosenza, che si trova ai primi posti della classifica redatta dal Corriere della Sera, che propone una vera e propria mappa delle province italiane. Sono infatti 5.234 le famiglie cosentine che da domani non percepiranno più il reddito di cittadinanza su 169.000 in tutta Italia. Sono nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 60,
come prevede la nuova normativa modificata dal governo Meloni. Al decimo posto c'è Reggio Calabria con 3.714 sospensioni, in sedicesima posizione invece Catanzaro con 2.814. Quanto accaduto nei giorni scorsi in Campania però potrebbe verificarsi soprattutto nel Cosentino, ecco perché il sindaco della città dei Bruzzi, Franz Caruso, in un'intervista rilasciata oggi sul quotidiano nazionale La Stampa, ha dichiarato di aver rafforzato con pattuglie di polizia municipale le misure di sicurezza intorno agli uffici del comune per far fronte ad eventuali reazioni violente da parte dei cittadini che si sono visti liquidare la pratica attraverso un SMS da parte dell'INPS. Sono preoccupati poiché i percettori di reddito che hanno ricevuto l'SMS si stanno recando presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni di residenza per essere presi a carico, per chiedere spiegazioni da un lato e per soprattutto per essere presi a carico, e si stanno verificando in questi giorni, si verificheranno nelle prossime settimane, dei controlli sullo stato di disagio da parte di queste persone, da parte degli operatori dei servizi sociali comunali, i quali dovranno attestare dove possibile la presenza di condizioni disagiate. E questo è il problema serio, perché la quantità di numeri, dei numeri di queste persone sono rilevanti, soprattutto come abbiamo visto nel servizio, ci sono comuni, grossi comuni calabresi che hanno cifre importanti, ma pensiamo anche a piccoli comuni, per esempio faccio l'esempio di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, dove la quota di famiglie che percepiscono la cittadinanza è intorno al 50%, oppure comuni molto più popolosi tipo Isola Capo Rizzuto, dove i numeri dei percettori sono rilevanti, molti di questi hanno ricevuto l'SMS. È un problema difficile da gestire dal punto di vista sociale, perché soluzioni nell'immediato non se ne intravedono. Soprattutto deve essere ripensata un po' tutta la politica dei servizi sociali regionali, da, con fonti di finanziamento variegate, in prima dei quali secondo me dovremmo fare uso di fondi europei destinati ai problemi di disagio sociale, della povertà. Esistono strumenti che possono essere utilizzati anche nell'immediato. Intanto dal Ministero fanno sapere che se la presa in carico degli ex beneficiari del reddito di cittadinanza da parte degli assistenti sociali arriva all'INPS entro il 31 ottobre, il beneficio può essere riattivato fino al 31 dicembre, dando così diritto agli arretrati dopo aver usufruito del reddito per 7 mesi. In assenza della comunicazione all'INPS tramite la piattaforma denominata GEPI dell'avvenuta presa in carico, si legge: l'erogazione del beneficio è sospesa e può essere riattivata ricomprendendone le mensilità sospese solo in esito proprio all'avvenuta comunicazione all'INPS presa in carico del nucleo, fermo restando comunque del termine del 31 ottobre. Intanto la cronaca, perché avrebbero presentato proprio all'INPS domande in cui attestavano di possedere i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, 41 persone sono state denunciate dai carabinieri di Borgo e Marcellinara con l'accusa di false dichiarazioni. I militari nell'ambito dell'operazione denominata Improbus Civis hanno accertato che le persone denunciate avevano chiesto e ottenuto il sussidio pur senza avere i requisiti e non avendole più omettendo di comunicare proprio le varie azioni avvenute. Tra le varie anomalie riscontrate c'è chi ha percepito regolarmente un reddito da lavoro dipendente, in diversi casi chi ha omesso di comunicare precedenti penali o stativi, o addirittura chi, pur avendo il beneficio, era dedito allo sfruttamento della prostituzione. Il danno complessivo all'erario scoperto dai carabinieri è pari a 415.000 euro. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di una vera e propria discarica, cielo aperto, deturpa la bellezza di Cavinea, località nel comune di Cetraro. L'amministrazione comunale si è appellata ai cittadini e ha detto: difendiamo il nostro territorio contro i vandali. È una delle zone paesaggisticamente più belle della costa tirrenica cosentina e nello specifico del comune di Cetraro. Eppure ciò che la natura generosamente ha offerto a questa terra, a volte l'uomo è in grado di distruggere o quantomeno deturpare. A Cavinia accade proprio questo, ovvero una discarica che insiste nei pressi della sede stradale e che crea un danno non di poco conto all'ambiente ma anche alla bellezza del territorio. La situazione non è delle migliori, è veramente preoccupante il grado di inciviltà che ormai regna
ma non solo quella zona che da molti è considerata periferica, ma io la ritengo strategica, tant'è che l'ho messa tra i punti di attrazione turistica, perché ci sono delle terrazze sul mare che sono favolose e proprio quelle sono state quelle prese più di mira, con dei rifiuti speciali, i rifiuti di tutti i generi. Il Comune quindi sta cercando di intervenire al di là di tutte le difficoltà che possono esserci, sia a carattere economico, sia per quanto concerne il posizionamento della stessa discarica. Credo che nella prossima settimana metteremo in campo con Ecologia Oggi un'azione di bonifica. Non è facile, perché la roba è tanta e tra questa tanta roba ci sono anche i rifiuti speciali che hanno bisogno di un trattamento diverso rispetto ai rifiuti normali. Quindi, a parte anche l'elevato costo che il Comune dovrà sopportare per fare questo tipo di bonifica, in questo momento il Comune di Cetraro non è che abbia chissà quali risorse, siamo in seria difficoltà, siamo quasi in predissesto, quindi per noi sarà un sacrificio enorme. Chiaramente però si deve intervenire, perché non si può lasciare un posto così bello preda degli incivili. E adesso vi mostriamo a Reggio l'esibizione di circa 30 minuti davanti a 60.000 persone, cioè lì poi di Catanzaro, delle strisce tricolori. Si è concluso il tour dei piloti della pattuglia acrobatica nell'anno del centenario della fondazione dell'aeronautica militare. Al comando del tenente colonnello Stefano Vitt, le frecce tricolori hanno regalato anche alla Calabria le loro evoluzioni, prima nel grande palcoscenico dello spazio aereo dello stretto di fronte al lungomare Falco Matà, poi annunciate dal loro rombo inconfondibile sulla direttrice Mare Monti da Catanzaro Lido al centro storico del capoluogo della regione. Ieri con la livrea tricolore hanno disegnato una larga striscia colorata del cielo. A Reggio l'esibizione ha chiuso la tre giorni della manifestazione inserite nell'area fest dello stretto, promosso proprio dalla città metropolitana di Reggio Calabria con il contributo degli enti. Dopodiché la pattuglia acrobatica, che vediamo proprio in queste immagini, nella sua risalita ha chiuso la bellezza la sua missione in Calabria con alcuni sorvoli sui cieli di Catanzaro, anticipati da evoluzioni davanti proprio il lungomare della città. Adesso parliamo di un protocollo d'intesa a Cosenza, siglato dalla Camera di Commercio e dalla scuola. Vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, rappresentato dalla dirigente provinciale Loredana Giannicola. Questo protocollo nasce da due bisogni fondamentali. Da un lato di riportare al centro di tutto il sistema di sviluppo produttivo e culturale, soprattutto della Calabria. Dall'altro di ridare un senso all'ex alternanza scuola-lavoro, ricompattando i legami tra la scuola e il territorio. In un momento in cui anche i titoli di studio hanno un valore se rapportato alle competenze che sono realmente spendibili, è evidente che un rapporto forte e stretto con il mercato del lavoro diventa importante per poter garantire ai nostri ragazzi non solo una possibilità di realizzazione personale, ma soprattutto di riavvertire il bisogno di rimanere in Calabria, di investire in Calabria, di trovare in Calabria un vero e proprio spazio di cittadinanza reale e agita. Il protocollo d'intesa è finalizzato a promuovere sinergie tra la Camera di Commercio di Cosenza e gli istituti scolastici per favorire gli scambi culturali tra gli studenti della provincia in tutto il territorio nazionale. Una sinergia importante per progettare e realizzare programmi volti alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del Made in Italy, del patrimonio culturale storico nazionale, del turismo e del marketing territoriale. Oggi questo protocollo ci permette di poter agire nel mondo delle imprese e delle scuole. In questo momento le imprese soffrono a trovare le competenze. Le scuole sono disponibili, abbiamo già fatto dei protocolli con delle scuole in modo diretto. La provincia di Cosenza è pilota con un istituto, è un'impresa che stiamo portando a livello nazionale. Adesso ci spostiamo a Caccuri, dove è stato conferito il premio di ambasciatore della calabresità nel mondo al maestro Orafo Michele Affidato. Il maestro Orafo Michele Affidato, testimonial della calabresità nel mondo, il riconoscimento conferito dall'Ente Proloquo Italiana e Calabria.
La cerimonia nel suggestivo borgo di Caccuri nel corso dell'evento Artigianato ed Enogastronomia della Calabria nel mondo. Come prima edizione abbiamo individuato come eccellenza calabrese, come testimonial della calabresità nel mondo, perché l'abbiamo proprio intitolato così questo premio, testimonial della calabresità nel mondo. Non poteva essere diversamente, abbiamo invitato il maestro orafo Michele Affidato, che oggi riceverà un'opera realizzata appositamente per questo evento. Caccuri oggi è lieta di poter ospitare un evento così importante e di poter incontrare tanti amici che stanno facendo di tutto per portare avanti la Calabria, per portare avanti questa nostra regione che ha tanto bisogno di promozione. L'arte di Michele Affidato è ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Attraverso le sue originali creazioni, il maestro orafo promuove così la sua terra, mettendo in luce le bellezze della Calabria. Ritornare a Caccuri è come ritornare a casa, in quanto Caccuri mi ha conferito la cittadinanza onoraria. Ringrazio l'Ente Nazionale del Proloco che ha voluto conferirmi questo premio. Ovviamente questo non può che farmi piacere, essere riconosciuto per quella che è la nostra attività. Questi sono degli eventi che fanno bene al nostro territorio, sono eventi che cercano di promuovere quella che è la cultura, la promozione turistica e tanto altro, per cui ecco, un plauso va anche alle Proloco che quotidianamente si prodigano a cercare di far conoscere quella che è la propria associazione. Parliamo invece adesso di calcio, perché venerdì la notizia dell'affiancamento dei 18 club di Serie B a Lecco in vista del ricorso al TAR. Allo stesso modo le società hanno preso posizione contro la Regina in vista del medesimo appuntamento. Prese di posizione che hanno uno scopo preciso: la Lega di Serie B con i club associati è determinata nel difendere proprio il format a 20 squadre, lo ha ribadito con forza anche il presidente Mauro Balata. A 48 ore dalla pronuncia del TAR sui ricorsi presentati dalle squadre escluse dalla giustizia sportiva, tiene banco la posizione assunta dai 18 club della serie cadetta, che hanno espresso il loro pieno sostegno alla riammissione dell'Ecco, ma si sono opposti a quella della Regina, che vuol dire in buona sostanza il no secco e convinto al salvataggio della società Amaranto. Certo però che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è portato a decidere solo sulla base delle normative previste dalla giustizia ordinaria, senza tener conto di quello che hanno espresso i presidenti delle squadre che si apprestano a dar vita al prossimo torneo. A proposito, non è stato ancora stabilito se l'inizio del campionato resta confermato per il 19 agosto o se, viste le lungaggini dettate dai ricorsi, il fischio d'inizio subirà uno slittamento. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Intanto il presidente Mauro Balata ha ribadito che non intende in nessun modo stravolgere il format che prevede la partecipazione di 20 squadre di Serie B. Adesso vi lascio ad una bellissima copertina dedicata alla musica jazz e poi agli appuntamenti di Calabria in Piazza. Il TG termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.